La bufera di vento che si sta abbattendo sul comprensorio della piana di Sibari non accenna a placarsi. È emergenza. Su tutto il territorio si registrano disagi. La situazione più difficile a Corigliano Scalo, dove altre coperture sono volate via, in particolare in via Lucania e via Calabria, tre i palazzi interessati dal distaccamento delle coperture. Colpite le auto parcheggiate, ma per fortuna non si registrano feriti. Sul posto la polizia municipale, che ha transennato tutte le vie di accesso, compresa via nazionale, i carabinieri e i vigili del fuoco di Rossano. Si sta lavorando soprattutto per rimuovere i pezzi di copertura rimasti pericolanti e i cavi della corrente scoperti, che rappresentano una situazione di pericolo. Rimane l'allerta fino alle 12 di domani. Il vento con raffiche da burrasca forte continuerà per tutta la nottata. Un miglioramento è atteso per domani. Intanto il sindaco Geraci, in via precauzionale, ha previsto la chiusura delle scuole.